Quando ti trovi di fronte a un avversario determinato e quando a livello di gioco non riesci ad essere incisivo, puoi vincere ugualmente la partita grazie alle qualità dei singoli. E quanto accaduto al Francavilla contro il Castelfidardo, fanalino di coda del girone, ma che ha messo in grossa difficoltà i giallorossi, soprattutto nel primo tempo. A fare la differenza Dos Santos, il puntero brasiliano, ha messo al sicuro il risultato con due guizzi vincenti, ininfluente il gol degli ospiti a pochi secondi dalla fine. La partita. Nel Francavilla il tecnico Rachini opta per l'Under Natale, classe 2001, in porta al posto di Spacca e inserisce dal primo minuto un Boppo in difesa, mentre a centrocampo gioca Dipinto e nel trio d'attacco c'è l'ex Montagnoli accanto a Dos Santos e Mancini. Si rivedono in panchina Palumbo e Banegas, reduci da infortuni. Il Castelfidardo di Vadacca punta sul 4-4-2 con il tandem d'attacco Calabrese e Severini, con D'Ercole che spesso fa da terza punta. Nel primo tempo, nelle immagini di Diego Martelli, sono gli ospiti a dettare ritmi e ad accarezzare il vantaggio, mentre il Francavilla appare un po' stordito da tanta determinazione. Dopo un colpo di testa al nono di Milizia, alto di poco, il Castelfidardo va vicinissimo al vantaggio in due clamorose occasioni. Al 25esimo, azione concitata in area giallorossa, la prima conclusione di Severini viene ribattuta dalla difesa, sfera ancora viva, quindi Calabrese colpisce il palo. Il Villa reagisce due minuti dopo con una conclusione di Dos Santos respinta dal portiere ospite, ma è ancora in avanti il Castel di Sangro che si divora un gol con D'Ercole. Il giocatore brucia tutti e si invola verso la porta, uscita a kamikaze di Natale che evita un gol che sembrava già fatto. Nel finale di tempo, opportunità del Francavilla su calcio da fermo, Dos Santos prende la mira ma spedisce al lato di un soffio. Ripresa, i giallorossi entrano in campo con un piglio diverso, anche se in avvio è ancora il Castelfidardo a creare un pericolo con questa conclusione di Calabrese. Al quarto, padroni di casa vicino al vantaggio con Dos Santos. Grandioso il riflesso di Marco Relli, anche lui under classe 2001. Iniziano i primi cambi, dentro Samuel Di Renzo per Bop e Banegas per Dipinto. Gli innesti aumentano la qualità del gioco giallorosso. Ventesimo, sugli sviluppi di un corner, doppia conclusione con Dos Santos e poi Bosco, la difesa ospite, si salva con molto affanno. Il Castelfidardo tuttavia non sta a guardare, ribaltamento di fronte e tiro di D'Ercole che colpisce l'esterno della rete. 26esimo, giallorossi pericolosi su punizione, la conclusione di Banegas è di poco alta sulla traversa. La squadra di Rachini aumenta la pressione e tre minuti dopo Milizia di testa non inquadra il bersaglio grosso di poco. Intanto entra Palumbo per Montagnoli e al 36esimo il Francavilla passa in vantaggio con Dos Santos, zampata vincente del bomber giallorosso sugli sviluppi di un corner calciato da Banegas. Il giocatore festeggia indicando proprio il numero 10 giallorosso che compie gli anni. Tuttavia le emozioni non sono terminate. Nel primo dei sei minuti di recupero decretati dall'arbitro Mastro Domenico di Policoro c'è il raddoppio del Francavilla, ancora con Dos Santos, servito da Banegas. E ad una manciata di secondi dal triplice fischio il Castelfidardo accorcia con Semiao, è entrato in corso d'opera il giocatore, approfitta di un malinteso difensivo e appoggia la palla in rete. Grazie a questi tre punti il Francavilla aggancia il quinto posto, il Castelfidardo mastica amaro, ma se avesse concretizzato le occasioni avute nel primo tempo probabilmente l'epilogo sarebbe stato diverso. Queste sono le partite più difficili, lo avevi detto Rachini alla vigilia, il campo lo ha confermato, ci avete messo anche del vostro soprattutto nel primo tempo, però merito anche ad un avversario mai domo. Assolutamente sì, io queste sono le partite che fanno più paura, perché comunque si affrontava una squadra che era in salute, che veniva da un pareggio con la San Giustese in cui meritava di vincere, e quindi è una squadra che è ben messa in campo, che ti dà filo da torcere. Se tu vai in campo un po' rilassato fai fatica, come abbiamo fatto nel primo tempo. Ecco, perché tanta fatica? Perché abbiamo giocato secondo me a ritmi bassi, abbiamo dato poca intensità, non eravamo corti come al solito, e quindi succede che rischi di prendere gol, però poi dai, abbiamo sistemato qualcosina nel secondo tempo, negli ultimi 30 minuti. Penso che Francavilla è passato in vantaggio, ha raddoppiato e ha meritato la vittoria.
Il gioco del calcio è un gioco di squadra, però possiamo dire che questa volta almeno la differenza l'hanno fatta i singoli, Dos Santos e anche Banegas quando è entrato. Ma sì, sono giocatori importanti, sono giocatori che poi spaccano le partite. Dos Santos è in un periodo di grande forma, lavora per la squadra e finalizza le ultime 7-8 partite, ha fatto sempre gol, quindi a me fa piacere per lui, fa piacere per la squadra. Il Pocio oggi è rientrato, Banegas 30-35 minuti di grande qualità, quindi lo stesso Cosmo Palumbo per 15 minuti l'ho buttato dentro e ha fatto molto bene, quindi, ma non solo loro, hanno fatto bene diciamo gli ultimi 30 minuti anche gli altri, quindi io mi piace sempre parlare di gruppo perché nei momenti di difficoltà poi se non hai il gruppo forte non vai da nessuna parte. Io invece voglio parlare di un altro singolo, questo portierino Natale, si è ben comportato anche se in occasione del gol c'è stata un'incomprensione con Bosco, credo. Sì, Natale è arrivato da poco, è un 2001, quindi dal Teramo, no? Sì, dal Teramo, secondo me ha delle grosse qualità, sta crescendo, oggi è andato in campo, ha fatto due interventi importanti e sì, alla fine poi sul gol si poteva fare meglio, però ripeto, una grande prestazione. C'è la San Maurese domenica. Altra partita difficile, comunque stanno facendo benissimo anche loro, quindi sarà una partita impegnativa. Dossi, il gruppo è tutto, però si aveva la sensazione che per sbloccarla occorreva un guizzo, uno dei tuoi guizzi, anzi due. No, il gruppo è sempre tutto, se faccio sempre gol è quello è pure merito del gruppo, perché senza di loro non andrei mai avanti, quindi è merito sempre del gruppo, non è singolare, perché il singolo non fa mai niente. Intanto però è arrivato l'ottavo gol per te in maglia giallorossa. Il nono. Correggiamo, dai, il nonno, sì. Sono contento per me, per la mia famiglia e per i miei compagni. Quando è entrato Banegas è cambiato anche un po' più qualità in campo, il ritmo della gara, no? Sì, è entrato lui, è entrato pure Cocò, Palumbo, perché per dare una mano a noi che ci serve in questo momento, che dobbiamo andare fino in fondo per fare i playoff. Hai fatto due gol dei tuoi, area affollata su quel calcio d'angolo, la zampata vincente e poi soprattutto quel tiro di potenza, il secondo gol. Più che potenza, più di rabbia, dai, perché ancora c'ho tanta fame. Senti, come mai però questo primo tempo e anche in parte il secondo tanta fatica avete fatto? Non lo so, forse perché abbiamo giocato pure domenica, quindi domenica, mercoledì, sei stato pochi giorni, il primo tempo un po' e poi siamo sciolti, siamo cominciati a fare quello che sappiamo fare bene. Dove vuoi arrivare dal punto di vista personale? Con la squadra lo sappiamo, volete i playoff? No, io penso partita dopo partita, credo che adesso sta una partita tosta domenica, andiamo a giocare e tutto quello che viene, lavoriamo tutti i giorni per quello, quindi andiamo avanti. Playoff comunque, no? Sì, la squadra è il nostro obiettivo, è il playoff per la soddisfazione a noi stessi, al presidente che fa dei sacrifici, quindi dobbiamo andare avanti. Un'ultima cosa, credo che oggi sia il compleanno di Banegas. È il compleanno del Franco Banegas oggi. Sta diventando vecchio, sta anche di Belanca, quindi auguri a loro con una bella vittoria. Due compleanni, due gol di Dos Santos. Dai, una testa, va bene, dai.